Volevo dire all'inizio di questa trasmissione che i temi sono talmente affascinanti che già nella fase pre-iniziale si era lanciata una discussione su tutta la grande relazione che ci dà il piacere e l'onore di stare con noi attorno ai temi della nuova politica, di una nuova intelligenza. Di una intelligenza, qualcosa che più dell'intelligenza, forse, non proprio intelligenza artificiale, oggi ne discuteremo meglio. Io lascio subito la parola. Ricordo com'era organizzata l'attività. Per la prima volta noi abbiamo fatto una giornata di relazione tecnica in merito anche alle slide che abbiamo mandato alla comunità. Degli ascoltatori che ci ha dato il professor Gerardo Ione, e oggi avevamo deciso, siccome la relazione è stata molto ricca, molto estesa, andava riflettuta approfonditamente, abbiamo deciso oggi di incontrarci soltanto per lanciare i temi della discussione che l'altra volta erano rimasti in sospeso e non erano stati tutti perfettamente chiariti. Io avevo concluso la trasmissione l'altra volta lasciando a Gerardo un interrogativo in merito alla democrazia, cioè come abbiamo detto più volte, la società democratica è la società che ha molti standard comunicativi, molte piattaforme comunicative, una molteplicità di voci e di organizzazioni logiche. Il timore era che i blockchain fossero e tutta l'articolazione attorno ai blockchain rappresentassero un tipo di organizzazione logica monopolistica, in qualche modo unica, non una polifonia, ma esclusivamente una Però. monofonia, cioè un tema dentro, tutto un tema dentro un solo standard, un po' come è successo per lo standard Windows per i nostri computer, che è stato alla fine di tutto uno standard monopolistico che ha assorbito tutte le piattaforme di confronto. Ecco, un po' era questa la mia domanda iniziale, ma era una domanda non so fino a che punto fondata, che serviva ad aprire la discussione per tutti quanti noi. Vedo che si è aggiunto il professor Francesco Bruno, vedo che si è aggiunto Lorenzo Vacca, che presento a Buonasera. Gerardo, che fa parte del gruppo di ricerca nostro dell'Università Federico II di Napoli, è un ricercatore nostro che si occupa di intelligence e in modo specifico lui proprio è in relazione con alcuni gruppi scientifici di livello internazionale per la realizzazione di modelli di intelligenza artificiale, tentativi di modelli di intelligenza artificiale sulla presa delle decisioni. Quindi è proprio dentro il tema che noi in parte che noi stiamo trattando. Non so se Gerardo vuole iniziare lui oppure vogliamo lasciare subito la parola alle domande, anche quella che Marco aveva fatto durante nel momento in cui noi eravamo online, in modo tale che si riparta da lì, da una discussione diretta e Gerardo risponda alle domande di ciascuno di noi. Vuoi cominciare tu, Marco, a rifare la domanda che hai fatto prima, così Gerardo ti risponde? Sì, assolutamente. Forse prima di andare su Niente, questo io. tema, però io credo che la domanda che tu hai posto, Alessandro, meriti un attimo di attenzione, senza nulla togliere alla domanda che farà Marco, perché hai trattato uno dei temi fondanti della blockchain technologies, o come piace dire a me nell'ultimo periodo del blockchain thinking, cioè la volta scorsa abbiamo visto come in realtà la blockchain nasca, abbia delle radici profonde che non riguardano la tecnologia, perché c'erano state anche altre tecnologie di successo. Il successo della blockchain è perché risponde a un bisogno. Più volte abbiamo sentito parlare di quarta rivoluzione industriale, di terza rivoluzione dell'informatica. Quando ciò accade c'è un bisogno profondo. Quello che è emerso da questo studio che ho condotto grazie a
ai giovani di Coin Square che mi invitarono ad una riflessione su questo tema, è stato che in realtà, così come Ford con la rivoluzione industriale che noi conosciamo sviluppa una nuova tecnologia, cioè la tecnologia dell'automobile, però la tecnologia dell'automobile non nasce fine a se stessa, nasce come risposta ad un bisogno. Qual era il bisogno che in quel momento diede tanto successo alla tecnologia automobile? Beh, fu l'indipendenza, l'autonomia, la libertà, cioè in quel caso la tecnologia del veicolo non era fine a se stessa, non era per rispondere ad un'esigenza di singoli e o una moltitudine di persone, ma era la risposta a una profonda esigenza della società. Analogamente, quello che abbiamo compreso in queste ultime settimane è che la blockchain è di più di una tecnologia e non è stata improprio definita la quarta rivoluzione industriale, perché risponde ad un bisogno, risponde ad un disagio contemporaneo. Quale? Il disagio della non attenzione degli altri, della promozione attraverso le nuove tecnologie, il web, la pubblicità di cosiddetti bisogni indotti. Un esempio di un bisogno indotto è quando, per esempio, cambiamo il cellulare non perché il nuovo che acquistiamo abbia delle funzionalità maggiori e quindi risponda ad un nostro bisogno, no, ma perché c'è un'obsolescenza promossa dai media che fa sì che quell'oggetto poco dopo non soddisfi più un bisogno indotto, cioè intrinseco, cioè non crea più appagamento, c'è una componente psicologica nel consumo che è così forte che lo stesso Recalcati ha messo in evidenza quando parla di eclissi del desiderio, cioè i media ci fanno sì che noi i bisogni che sentiamo come bisogni personali vengano spenti, vengano eclissati a favore di bisogni che vengono indotti dal consumo, in sostanza. Bene, così come questo il professor Bruno ci insegna che genera tipicamente patologie nel singolo di diversa tipologia, dalla bulimia, dall'anoressia, dall'uso e consumo di alcolici, dalla tecnopatia, dall'uso spasmodico di internet e dei social. Bene, la blockchain invece è stata l'ossificazione, potremmo dire, la anatomizzazione di una necessità. Quale? Proprio quello che dicevi tu, Alessandro, cioè la necessità di partecipare, la necessità del consenso, la necessità di creare una intelligenza, tra virgolette, collettiva, dove fosse possibile definire e condividere dei bisogni. Ecco perché troviamo dei giovani, una società anestetizzata, e poi guardiamo le community blockchain e troviamo un entusiasmo, una voglia di fare che addirittura è contagiosa. Quindi ecco come rispondo alla domanda del professor Ceci, cioè c'è una centralizzazione? No, esattamente il contrario, cioè la blockchain è proprio la decentralizzazione in cui ognuno è un nodo di una società che viene virtualizzata, in cui anche il singolo ha il proprio valore, ha la propria importanza. Quindi in questo caso la blockchain è il garante della democrazia, una democrazia partecipata, una democrazia non drogabile nel senso dove proprio perché i principi di democrazia vengono non gestiti da un uomo, non governati da una oligarchia, ma vengono automatizzati, in cui se non c'è l'esercizio del voto, il cosiddetto consenso, la cosiddetta partecipazione, non c'è la possibilità affinché la macchina
proceda e vada a rendere partecipe il successivo. Ecco, questo è un tema importante. L'altro tema che è utile affrontare sempre per rispondere ad Alessandro, professor Ceci, è il tema della fiducia, ovvero sembrerebbe che il tema della fiducia è un tema fortemente intrinseco alla blockchain. Ma in che modo? Nel modo che, tra virgolette, la fiducia in blockchain non c'è. Nel senso che io non devo fidarmi di te, ma è di fatto l'affidare a un gestore automatico, se vogliamo, la fiducia. Questi pensi ad un contratto, molto spesso si sottoscrivono contratti, in blockchain ci sono dei contratti che si chiamano smart contract. Bene, che cosa sono gli smart contract? Sono dei meccanismi di automazione della negoziazione del processo contrattuale, cioè io e un mio interlocutore stabiliamo di fare un contratto, per esempio un contratto di fitto di un immobile. Allora a quel punto stabiliamo le regole, quelle regole vengono passate alla macchina, quindi la macchina non ha l'intelligenza, la macchina è un'esecutrice. Se Gerardo, che vuole fittare l'immobile, paga, allora Alessandro riceve il pagamento secondo quanto concordato e fornisce le chiavi. Le fornisce alla macchina e la macchina li dà a Gerardo in cambio del pagamento. Quindi si risolve automaticamente il tema del contenzioso, per esempio. Quindi ultimamente si sta pensando anche a sistemi di notarizzazione basati sulla blockchain. Quindi è uno strumento fortemente democratico, fortemente trasparente, fortemente che non richiede fiducia, perché esegue le azioni che gli vengono indicate, ma soprattutto è partecipativo e trasparente, pur conservando la privacy, la riservatezza. Ecco perché si parla del peer-to-peer. Quindi non so se ho risposto. Sì, hai risposto, però la tua risposta mi obbliga, anche se Marco tollererà che a noi occupiamo un attimo questo spazio iniziale, però mi obbliga di chiarire meglio il tema. La mia preoccupazione, diciamo così, che è una preoccupazione anche finalizzata a stimolare il dibattito sui concetti fondamentali rispetto a questo tema. Ora, tu parli, Gerardo, di quarta rivoluzione industriale. Il problema è che noi non siamo più nella società industriale. Il problema è che noi abbiamo avuto una mutazione molto forte verso la società della comunicazione. Ormai siamo totalmente dentro la società della comunicazione e nella storia dell'umanità abbiamo vissuto soltanto quattro mutazioni dalla conquista della posizione retta ad oggi. La prima è stata appunto la conquista della posizione retta, la seconda è stata appunto le strutture verticali, le piramidi, il linguaggio, tutte le strutture formalizzate, la terza è stata la rivoluzione industriale e noi viviamo, per fortuna della nostra generazione, l'epoca della quarta mutazione. Ora, il punto è che se il blockchain fosse soltanto, o la blockchain fosse soltanto uno strumento della società industriale, sarebbe, diciamo, in qualche modo semplice. E questi temi che tu stai trattando, che tu stai indicando, così come li hai indicati, sarebbero, dal mio punto di vista, perfetti. Ma nel mondo della società della comunicazione, come diceva Marshall McLuhan, il medium è il messaggio. Così come il denaro fisico ha costruito poteri fisici nuovi, tipo la banca, per esempio, certe volte totalmente incontrollati, lo scambio di ricchezza, in questo una forma di denaro virtuale nuovo, costruisce nuovi sistemi di potere. È chiaro che la forma di controllo della società della comunicazione non può essere la vecchia tirannide, la non partecipazione, la non condivisione. La forma di controllo della società della comunicazione è dare la comunicazione e far parlare gli altri. Ma come? Questo è il punto. Dentro un unico format, il controllo del format, non l'esclusione dei soggetti.
è il dominio nella società della comunicazione, perché la società della comunicazione i soggetti non possono essere esclusi, anzi l'esclusione dei soggetti indebolisce politicamente il format che si impone nella società della comunicazione è il format che ha più partecipazione, il social network che funziona di più è quello che ha più partecipanti, il gruppo di discussione che partecipa di più è quello in cui ci sono più soggetti che discutono. Questo significa che siccome sono di più e più partecipanti la democrazia è ancora forte? Non è detto, perché proprio perché sono di più e più partecipanti l'importante è che io controlli il format della discussione. Allora la mia preoccupazione è rispetto a questi strumenti nell'epoca della società della comunicazione, che ripeto non è la società industriale, per fare un esempio molto chiaro, Ford ha inventato la macchina, il monopolio di Ford è stato rotto da altri produttori di macchine, ma nella società di comunicazione il monopolio di Windows non può essere rotto da altri format di comunicazione, perché Windows è il dominus del sistema delle relazioni. Allora chi controlla il format controlla i meccanismi di potere e di scambio. Ti ringrazio tanto Alessandro, perché hai proprio centrato il cuore della tecnologia blockchain, ovvero mentre per in quest'ultimo esempio che tu hai fatto mettendo a confronto un operative system, no? Quindi Windows per esempio, Windows ha un proprietario. Analogamente ci sono delle blockchain cosiddette private o permissioned che pur essendo tecnologie decentralizzate, di fatto hanno un gestore. È quello che faranno in sostanza le banche centrali, cioè le banche centrali nel prevedere le currency, no? Cioè le diverse valute, ovviamente ne avranno il controllo. Quella che si è diffusa invece a partire da Bitcoin come idea di blockchain è cosiddetta una tecnologia permissionless, cioè non c'è un gestore, c'è una tecnologia che viene partecipata da tutti gli attori. Che cosa significa? Che non c'è il Windows della situazione, la Microsoft della situazione nel caso di Windows. Perché? Perché nel caso della blockchain di tipo permissionless, queste tecnologie sono tecnologie fortemente partecipative in cui non c'è la proprietà, cioè chiunque in questo momento può entrare in una blockchain permissionless, non può alterare la sequenza dei blocchi, ma può analizzare esattamente come è fatta e la sequenza dei blocchi e l'ossatura, cioè non c'è centralizzazione, il potere è totalmente distribuito. Ecco perché si parla di decentralizzazione e non di distribuzione, cioè molti confondono il termine con tecnologia distribuita con tecnologia decentralizzata. Queste due parole non sono equivalenti, ma è la full, cioè la totale distribuzione, che è sinonimo di decentralizzazione. Dice, vabbè, non capiamo bene. In realtà, quando tu hai distribuzione, come accade nel calcolo parallelo, hai dei nodi che sono più importanti di altri e in quanto tali sono più fragili, perché più attaccabili, perché più controllabili. Nel caso della blockchain è una tecnologia non distribuita, ma totalmente distribuita. Ecco perché nasce il termine di decentralizzato. Decentralizzato è sinonimo di totale distribuito, ma non di distribuito. Che cosa significa? Significa che ogni nodo della blockchain ha il suo peso uguale ad un altro nodo, e se tu, o indirizzo, e se tu vuoi contare di più
vuol dire che devi comprare più nodi, devi comprare più indirizzi, in modo tale che avrai anche più probabilità di essere estratto nel mining o nelle attività di voting, nelle attività di governance. Quindi c'è una distribuzione totale del peso. Ecco perché si usa il termine decentralizzazione. Quindi la tua domanda non solo è come dire pertinente, ma addirittura c'entra uno dei temi di forza della blockchain. Non c'è il Microsoft per Windows, almeno per quanto riguarda le reti per le blockchain permissionless, cioè a cui tutti, invece per le permissioned tipicamente queste si diffonderanno o si stanno diffondendo o per le banche centrali o per il management industriale. È chiaro che io, se devo gestire il segreto industriale della mia azienda, non apro la mia blockchain a chiunque, ma solo a coloro i quali hanno le credenziali per farlo. Ecco, quindi abbiamo trattato anche un'altra differenza di tema fondante della blockchain, cioè la distinzione tra permissionless e permissioned. Quello di cui stiamo parlando nell'accezione più ampia del termine di blockchain, che servono per scopi sociali, per le comunità, parliamo di full decentralized, full distributed, quindi decentralized blockchain, che sono di tipo permissionless. Quindi diciamo non ci può essere accentramento del potere, ok? Datemi un attimo. Prego. Voglio spiegare questo concetto, perché so che per Gerardo è chiaro, ma in modo che anche per chi ci ascolta poi sia chiaro. Cioè, spieghiamo bene. Nei network, i poli dei network hanno un certo peso. Il peso dei poli di un network rendono concavo lo spazio, diciamo così, e attraggono su di sé l'attenzione. Facciamo un esempio che sia chiaro al professor Bruno, che il professor Bruno ci ha insegnato per tanti anni, che è questo. Il caso Cogne ha piegato lo spazio e ha reso concavo lo spazio e ha attratto l'attenzione di più persone, ma non è che tutte le mamme ammazzano i bambini, la maggior parte delle mamme non ammazza i bambini. Quel caso è diventato un caso mediatico, è diventato un caso attrattivo, uso un termine politico, è diventato un caso dominante, con una forza politica più forte di attrazione, perché il peso di una mamma che ammazza un bambino rende eccessivamente concavo lo spazio. Ora Gerardo ci sta spiegando che invece questo sistema blockchain rende possibile a tutti i poli di essere distribuiti, di avere un peso ugualmente distribuito, in modo tale che non ci sia un polo che sia dominante rispetto all'altro, anche se viene parzialmente chiuso, come il caso del blockchain che viene riservato soltanto ad alcune persone, anche se è parzialmente chiuso, tuttavia non ha un peso, ha un peso complessivo distribuito, non ha un peso così forte da curvare lo spazio ed essere dominante rispetto agli altri. Ecco, esatto. Ho chiarito meglio. Sì, non solo, ti dico di più. Ti dico di più. Uno dei problemi, quando tu passi, per esempio, facciamo l'esempio, il passaggio tra una moneta e una moneta digitale, no? Mentre tu la moneta fisica, una volta che ce l'hai nel tuo portafoglio e vuoi comprare un bene e servizio, la devi trasferire, quindi non la possiedi più, quell'esemplare numerato, tu non lo possiedi più. Nel caso, per esempio, delle monete digitali, si poneva il problema del cosiddetto double spending, cioè io posso andare da Alessandro e da Francesco con la stessa banconota digitale, con lo stesso record, con la stessa stringa di dati, per comprare da Alessandro la macchina fotografica e da Francesco una consulenza, no? Ecco, quindi c'era questo problema. Come si
come viene evitato questo problema? Viene evitato proprio con una serie di meccanismi che non permettono di fare il fork cosiddetto, cioè non permettono di creare una biforcazione. Perché? Perché tu, per poter creare, quindi per poter dominare, per poter controllare la blockchain, dovresti avere il 51% degli indirizzi. Altrimenti verrebbe fuori che tu stai provando a manomettere delle transizioni. Quindi solo possedendo il 51%, ecco perché ho parlato di consenso e di voti, tu avresti la possibilità di manipolare i risultati. Ok? Quindi è fortemente partecipativa, perché io per controllarla devo avere più della metà dei nodi e quindi degli indirizzi sotto il mio controllo. Questo che stai dicendo è un tuo come dire, un tuo presagio per l'avvenire, ma è solo tuo. Vai a raccontare all'IBM chi è che controlla queste cose, vai a raccontarle, e non mi venire a dire permissionless, che la fai tu. La fai tu la cosa permissionless. Ora, quello che voglio dire è una cosa molto semplice. Abbiamo parlato di rivoluzione, dice giustamente Alessandro, non più rivoluzione industriale. Questa è una rivoluzione informatica, una rivoluzione comunicativa. E qual era il dramma della società che noi abbiamo vissuto? Attenzione, non il dramma mio quale consumatore, ma il dramma di chi mi controlla, di chi mi usa, di chi mi spinge a comprare un caffè invece di un altro solo perché l'ho visto dalla televisione. Certo, c'era un dramma, cioè c'era la necessità di fare, di svolgere un controllo sul comportamento che partisse dal cervello delle persone e lo omologasse in qualche modo. Questo è stato fatto, per cui a un certo punto un'automobile meglio pubblicizzata, meglio organizzata, ha venduto più di altre. E non è che Ford lo ha fatto per il bene di noi disgraziati, l'ha fatto perché doveva vendere più macchine e le ha vendute con i suoi metodi. Tant'è che la macchina è diventata uno dei beni più importanti di quella rivoluzione industriale. Ora, nella nostra rivoluzione, nella rivoluzione che noi abbiamo vissuto e stiamo in qualche modo vivendo, avevamo un'unica possibilità di sfuggire al controllo. Sfuggire, attenzione, sfuggire al controllo significava opporci in un modo con l'altro. Le Brigate Rosse lo facevano con la pistola, noi lo potevamo fare in altri mille modi, predicando. E quelle che tu hai chiamato situazioni di disagio esistenziale erano certo disagio esistenziale, ma disagio di noi disgraziati che non potevamo facilmente sfuggire al controllo sulle nostre menti e sui nostri comportamenti. E quando, voi sapete, lo stesso Alessandro ce ne ha fatto partecipi, della questione di Windows, sappiamo benissimo cosa IBM fece in quel momento e sappiamo che da allora è venuto fuori Apple con tutta la sua potenzialità economica. E a un certo momento l'IBM ha smesso lei stessa di produrre quelle macchine, quei PC dei quali aveva ormai invaso il mondo creando uno standard. Perché l'ha fatto? Perché sono scemi quelli dell'IBM? O perché quelli dell'IBM da allora
stanno cercando un modo di incatenarci, questa è la parola giusta, di incatenarci alle nostre scelte. E questa è la blockchain, è un modo di incatenarci a delle scelte che nel momento che le abbiamo fatte non saranno più nostre e saranno solo di chi controllerà questo immenso, si aprirà un immenso mercato bloccato, in cui se io decido di comprarmi una Fiat, solo quella mi posso comprare, o dovrei avere il 51%, e questo me lo fate passare per democrazia, ma siamo lontani dal concetto di democrazia, siamo lontani dal concetto di politica, perché questo significa semplicemente imprigionarci in un mondo che prima o poi ci darà la possibilità di uscire, ma in questo momento questo mondo è totalmente dittatoriale. La blockchain è l'esempio più evidente di questa dittatura. Certo, una dittatura, come tutte le dittature, come anche ci dimostrano i libri di storia, ha bisogno del consenso popolare. Né il nazismo né il fascismo sono andati al potere per una rivoluzione, ma solo perché il popolo ce l'ha portato. E il popolo ce l'ha portato perché in quel momento pensavano che fosse il modo migliore di resistere alle angosce più profonde che aveva scatenato quel famoso fantasma che si aggira per l'Europa, ancora si aggira e ancora fa paura. Quel fantasma è quello che preoccupa l'IBM, quelli che inventano le blockchain e quelli che, come il nostro Gerardo, ne rimangono estasiati e colpiti. Non dobbiamo pensare che quella è la democrazia, dobbiamo pensare come fare per bloccare questo processo, che purtroppo è un processo che va avanti. E io se mi permettete, capisco la visione di Francesco, però credo che ci sia bisogno di un approfondimento maggiore per comprendere gli elementi di genesi, perché altrimenti è facile per una persona fuori dal contesto tecnologico arrivare ad una considerazione comprensibile come quella che ci sta rappresentando Francesco. In realtà, quando noi ci riferiamo a realtà come IBM, stiamo parlando, e infatti IBM sta promuovendo, un tipo di blockchain proprietaria, quindi permissioned, che propone proprio per il mondo delle aziende, come risposta alla blockchain che noi oggi conosciamo come permissionless. Questa blockchain nasce come idea 10 anni fa, quando per esempio il Bitcoin, prima criptomoneta, aveva un valore esclusivamente simbolico. Era il simbolo che le transazioni potessero avvenire cosiddette peer-to-peer, cioè punto-punto, senza la necessità di un intermediario come la banca. Così come oggi le reti permission, le blockchain permissionless, non hanno intermediari, non c'è in mezzo Microsoft o IBM, ma c'è un protocollo che viene messo a disposizione di chiunque, affinché se io voglio parlare o negoziare o transare informazione, conoscenza, un bene, una moneta con Alessandro, lo facciamo punto punto, cioè peer to peer, senza che ci sia il coinvolgimento di un intermediario. Quindi ecco, sono passati 10 anni e c'è un difetto della società tecnologica, che è quella di non aver comunicato alla società
quanto stava accadendo. Quello che è accaduto in 10 anni, noi oggi lo distinguiamo in 9 ere tecnologiche diverse. Quindi altro che una rivoluzione industriale. Aveva ragione Alessandro, c'è stato un processo di accelerazione grazie a un fenomeno propagativo interno alle community tecnologiche che ha segnato 9 ere. Quindi non è più la blockchain e il Bitcoin, ma dopo c'è stato Ethereum e i contratti intelligenti, smart, poi ci sono state le initial coin offering e poi le initial exchange offering e poi i security token e poi gli exchange decentralizzati e poi la finanza decentralizzata e poi adesso le central bank digital currency e in futuro l'economia decentralizzata. Cioè quello su cui stiamo lavorando, una componente delle tecnologie, sta facendo proprio quello a cui faceva riferimento Francesco, ovvero decentralizzare l'economia, che è una cosa diversa da fare una moneta. Cioè io non posso fare una moneta digitale, posso fare una moneta digitale, è quello che è accaduto con il Bitcoin, ma non posso fare una valuta digitale perché le valute sono ad appannaggio delle banche centrali. È lì che serve la soluzione di IBM, una per tutte, non ce ne sono tante altre, di tipo permissioned, cioè devi avere delle credenziali, devi avere una proprietà per poter fare delle cose. Non è quello invece che si intende per blockchain di tipo permissionless, cioè quella storica che ha portato all'esigenza di partecipare da parte delle parti. Cioè IBM che entra in una rete permissionless ha lo stesso peso di Gerardo, ha lo stesso peso di Alessandro, di Francesco, di Marco, ma di Simone, di Lorenzo. Ti rendi conto che non è possibile? È quello che è accaduto in 10 anni e continua ad accadere, non è che lo dico io, è quello che... Dove? Per qualche tabaccaio? Non, ma no, è non è così. Questa è una cosa che serve a dare a voi, questa è una cosa che serve a dare a voi della decentralizzazione. Cos'era decentralizzazione? Quando sì, noi stiamo andando verso la decentralizzazione, il denaro, il denaro che abbiamo usato, che già adesso le banche non portano più, già adesso ti danno un premio se compri con la cartuzzella, perché ormai il denaro non conta più in questa situazione economica. Ma questo non è a nostro vantaggio, è a vantaggio solo di chi comanda questa roba, e chi comanda questa roba sono sempre quelli. Non dite cazzate sulla decentralizzazione. Che cosa volete decentralizzare? Chi decentralizza? Dove? Dov'è questa massa di gente che vota? Che cosa votano? Non votano nulla. Fra poco saremo incatenati, incatenati ai nostri desideri, buoni o indotti che siano, saranno la nostra prossima linea contro cui dobbiamo combattere, aguzzando tutte le nostre armi. Qui non bisogna andare secondo questa cosa che, siccome è decentralizzata e democratica, non significa niente, proprio niente. Dal mio punto di vista non significa niente, perché ci sarà sempre qualcuno che controllerà tutte queste cose, e che non saranno neanche più le banche, ma anche, lo dimostra la questione dell'IBM, cioè saranno grosse, enormi concentrazioni industriali, informatiche, di altro tipo. Io personalmente, pur comprendendo la visione di Francesco, vedo invece proprio questa come la risposta ai temi del controllo che lui ha in mente, perché è vero, è incombente
la posizione di big player come Amazon, come Apple, come Microsoft, eccetera. Ma forse questa è proprio la risposta, invece. Non è la proposizione, la domanda o il povero show, la tecnologia per il povero sciocco. Questa è una tecnologia che ha ossificato un bisogno, che ha ossificato la necessità partecipazione. Quindi credo che Francesco potrebbe... Volevo dire cose. Gerardo, scusate, volevo dire un attimo questo, per evitare che sennò diventa una discussione... voglio chiarire, questi sono temi storici nella letteratura della filosofia politica. Da sempre la filosofia politica si è scontrata da una parte con i tentativi di distribuire e dall'altra con la consapevolezza che dietro c'è sempre un potere che rischia di dominare qualsiasi forma di relazione. Noi dobbiamo considerare anche tutti e due gli aspetti, cioè da una parte è convincente quello che si dice, che dice Gerardo, quando dice trasferiamo il peso dai poli alle connessioni, questa è la sostanza del discorso. Bravo, andiamo lì, bravo. Trasferiamo i pesi dal polo, così che non c'è nessuno che parte da una posizione dominante, ma è sulle connessioni che si costruisce, sull'azione, diciamo, sulla relazione che si costruisce la forza del blockchain. Dall'altra, tuttavia, la raccomandazione del professor Bruno, per chi si occupa di politica da tanti anni, che alla fine dietro possa esserci un potere dominante e preoccupante, è una preoccupazione che ci permette tutti di controllare tutto ciò che accade attorno a noi con una certa criticità, in modo tale che noi possiamo essere pronti nel momento in cui si forma un potere dominante. Perché sai, Gerardo, pure la società comunista diceva che tutti quanti erano paritari. Poi in realtà non era vero niente, c'era chi era più paritario di un altro. Certo. No? Quindi bisogna tenere tutte e due le braccia, diciamo. Da una parte cercare di trasferire il peso dai poli alle connessioni, dall'altra però stare attento che su queste connessioni non ci sia un potere occulto che alla fine assorba tutte queste connessioni, come dici tu, superi il 51% dei poli e noi siamo tutti quanti ancora dominati da un potere che non riusciamo a contrastare. Vedo di sotto nella nostra camera sia Giuseppe Rinciari che Massimo Ceccobelli, a cui darò la parola, perché facciamo, come sappiamo, 6 soltanto possono dibattere, facciamo un turnover, quindi li facciamo intervenire, loro ascoltano il dibattito, quindi hanno tutti i contenuti per intervenire. Adesso chiederei a Simone, a Lorenzo o a Marco se vogliono fare le domande, c'era così Marco, possiamo no, fare questo tardato. Intanto al posto mio, vedete... C'era Marco, no, che ha aspettato. C'era Marco, molto sì. Molto veloce, così do spazio a tutti quanti. Allora, io parto da, diciamo, sono profano della materia, però parto dal discorso che ha fatto il professor Bruno, circa appunto l'applicazione di un'intelligenza artificiale che non possa essere scevra da eventuali coinvolgimenti da parte, perché sappiamo che tanto il computer è una macchina, quindi lavora in analogico, per ciò che riguarda appunto determinate casistiche, ovvero ci assicura una cognizione dell'evoluzione sociale che, come ben sappiamo, è allo studio di ogni materia in maniera pedissequa, posso pensare alla giurisprudenza o anche allo studio della psicologia, e vedere in che modo possiamo conformarci in maniera indipendente, come si è detto, no? Perché chiaramente basandoci sulle connessioni creiamo, diciamo, un'indipendenza togliendo il peso dai poli. C'è un modo e una maniera di intervenire in questo contesto per garantire a tutti la propria indipendenza e quindi non degli stimoli qualificati magari di risposta, come diceva il professor Bruno, verso determinate casistiche? E il professor Bruno verso determinate casistiche? Marco Gerardo gli risponde, rispondo io, questo è il sistema. Gerardo ti risponde, questo è il sistema, sono intervenuto solo per dire una cosa, Marco. A tutti, non facciamo questo errore, non stiamo parlando del computer, cioè qui non si parla di una tecnologia,
stiamo parlando di una logica, di un metodo, diciamo, di distribuzione del potere, dei pesi del potere. Ecco, questi due pesi. Giusto per chiarirci, perché se no facciamo questa confusione sembra che stiamo facendo un discorso perfettamente tecnologico e non lo è. Io esco e do la parola al professor Cecconi, poi dopo darò. Vai, in realtà ha già risposto Alessandro, cioè qui non esiste più l'intelligenza o il controllo soggettivo, ma diventa un'intelligenza collettiva, tra virgolette, nel senso che io sono un nodo e il peso del nodo è in relazione a tutta la rete. Cioè nel momento in cui domani la rete topologicamente si arricchisce di un altro nodo, ed ecco perché diciamo professor Ceci parlava di importanza degli archi, automaticamente è cambiata la topologia della rete e quindi è cambiata l'intelligenza sistemica, cioè non c'è la possibilità di andare a drogare il network. C'è un, è come se fosse, ecco perché catena blocchi, io posso esprimere o contribuire ad esprimere un blocco, ma non posso sapere, anche perché casuale, la scelta di come questo, del blocco successivo e poi del successivo, non solo, ma questi blocchi creano una storia che non è cancellabile, e questo è un'altra, un altro elemento di forza della blockchain. Non mi posso opporre, non mi posso più opporre a questo. Vi rendete conto di quello che dite? Non mi posso. No, ma certo, ma voglio dire, ma tu. Mi sembra poco. Io voglio solo una libertà, e la libertà è quella di morire, quella di non dargli, è quella di tutti sempre, di dire no. Ma certo che puoi, ma certo che tu hai possibilità di cambiare idea, ma il fatto che tu in passato abbia espresso, se proprio adesso la stiamo idealizzando perché non è così tecnocratica, però non puoi cancellare la vecchia attività registrata in blockchain, ma ne puoi fare una nuova che è diametralmente opposta a quella fatta in precedenza. Quindi vale un principio di onestà. Il fascismo andava a vedere quello che avevi fatto a 18 anni ed erano capaci di fucilarti perché in quel momento avevi preso una posizione che a loro non piaceva. E questo, guarda, ma tutte le dittature fanno così. Quindi la dittatura. Ma questo vale anche per oggi, per il web. Il web storicizza tutto quello che noi diciamo. La voglio avere, capito? È una cosa che ti rimane sul groppone per tutta la vita. Io questa non la voglio avere. Ma io come soggetto. Gerardo, però oggettivamente volevo dire, scusa se intervengo, ma questa è una obiezione che storicamente è sempre stata posta ai sistemi in qualche modo totalitari. Io racconto questa storia perché da un libro, da un cernunatore bellissimo che si chiamava Guglielmo Ferrero, che aveva scritto un libro sul potere ed era stato cacciato dal fascismo dall'Italia, era stato estromesso dal fascismo dall'Italia, e lui si stupiva del fatto che il regime fascista, pur vivendo lui in Francia, lo avesse scacciato a causa di un articolo di 12ª pagina, piccolissimo, nato diciamo come un trafiletto in uno dei tanti giornali francesi. Ecco, questa capacità, possibilità di essere permanentemente iscritti in una rete è oggettivamente uno dei temi preoccupanti rispetto alla società della comunicazione. Però volevo dire a Francesco, non è il tema delle blockchain, perché il tema che già c'è oggi nel mondo della società della comunicazione, quello che stiamo facendo in questo momento noi, resterà iscritto per sempre, e anche quando noi moriremo saremo di nuovo iscritti per sempre nel sistema della società della comunicazione. Certo, abbiamo bisogno di strumenti politici, giuridici, che ci permettano, ci diano la possibilità anche di eliminarci, ma sfugge
il controllo della costruzione degli ambienti o degli habitat, e piuttosto riguarda piuttosto la gestione di queste aree, il diritto che la politica deve darsi utilizzando gli strumenti della democrazia. Esiste questo problema, è un problema posto su Bruno, è certamente un problema centrale, quello di restare iscritti permanentemente nel web, ma è un problema che esiste già oggi, già in questo stesso momento, esiste per gli intellettuali da sempre, perché se tu scrivi un libro, quel libro resterà iscritto nella memoria collettiva per sempre. Se tu oggi hai una relazione con me e questa è blockchain, tu sei fottuto, perché immagina che io vengo fucilato per essere uno che dice no, anche tu verrai probabilmente perseguito perché avranno visto che avevi una relazione con me. Allora, il problema vero è quello che, certo, possono ancora vederlo oggi in tutte le connessioni che noi facciamo, ma è per questo che è nata questa follia del blockchain, capito? È nata proprio per questo, perché ci vogliono impedire di difenderci, perché di qualunque No, ma per carità, ma non è così. No, dobbiamo approfondire un pochino di più. No, non è così, per carità, non è proprio così. Dobbiamo ritornare sul principio del peer-to-peer. Il peer-to-peer è una transazione che può essere di un'informazione, di una moneta, di una qualsiasi cosa, tra due attori, cioè tra due chiavi riservate. Cioè, se arriva un terzo attore che non è uno di questi due, non può leggere il contenuto di questo blocco. Quindi è riservato. La blockchain in più che cosa fa? Che questo blocco, accessibile solo ai proprietari, quindi a me e a Francesco, viene bloccato da altri blocchi affinché non possa essere cancellato. Ma chi lo può rendere pubblico? Siamo soltanto i proprietari delle due chiavi che hanno scritto quella transazione. Quindi c'è una grandissima riservatezza. Non è come state immaginando, perché ovviamente capisco. È solo un modo per farti tirare fuori soldi. Sono comunque... No, ma è cifrata, quell'informazione è cifrata, Francesco, è cifrata. Quell'informazione è cifrata. Ma se io ho i soldi, se io prendo questo 51%, la vedo. Il problema è avere i soldi per fare tutto questo. No, ecco un altro errore. Se tu hai il 51%, puoi direzionare i blocchi, ma non puoi entrare nel contenuto dei blocchi. Cioè la proprietà del blocco, la proprietà della transazione e delle chiavi digitali che l'hanno firmata, ed è solo loro. Se io ho invece il controllo della rete, quello che posso fare è indirizzare una biforcazione di una catena di blocchi o di un'altra, ma non posso entrare, pur avendo il controllo della rete, dentro i blocchi. Perché? Perché i blocchi o le transazioni, parliamo di transazioni che è più corretto, le transazioni sono firmate da due chiavi, e le uniche che possono leggere quella black box sono quelle, solo quelle due chiavi. È questo che ha tolto il potere del supervisore, dell'intermediario, perché il proprietario, ed è questo che non piace magari a chi vuole le reti permissioned, è che non si può mettere le mani in quel blocco. Se quel blocco è stato transato da me e Alessandro, un terzo non potrà mai accedere e rompere la cifratura, a meno che, ovviamente, ecco perché stiamo facendo anche le blockchain quantistiche, ma questo è un altro problema. Ma allo stato attuale non è possibile decifrare
quel singolo blocco. E con una catena di blocchi diventa ancora più difficile, perché se tu vuoi decifrare questo blocco, prima di arrivare a questo blocco devi decifrare tutti quelli che stanno sopra. Quindi c'è una sicurezza intrinseca della soluzione tecnologica e c'è una riservatezza, una privacy di chi ha firmato il singolo blocco. È proprio il contrario di come state immaginando. Ecco perché oggi io mi trovo anche qui a cominciare a parlare fuori dei contesti puramente tecnologici, perché è una visione fortemente democratica e partecipata. Perché io concordo con Francesco che democrazia e partecipazione non sono termini equivalenti, ma davvero oggi questa tecnologia non è nelle mani dei big player, perché i big player stanno tentando di fare reti blockchain private a cui fare accedere la collettività per offrire prodotti e servizi. La blockchain permissionless, che è quella che invece si è affermata e consolidata in 10 anni, nasce proprio su questi principi di cui voi ne state parlando, e pensate che la blockchain sia l'antagonista, invece è l'ossificazione tecnologica di questo pensiero. Perciò sto cercando di spingere su questo punto, perché risponde ad una necessità. Prego Alessandro. Prego Alessandro. No, bene, dicevo di vediamo se c'è qualche altra domanda, perché sennò diventa un discorso che diventa affascinante, non c'è dubbio, perché io starei ore a parlare con voi due di questo. Dopo questo punto è sparito, non so che fine abbia fatto, però lascerei a Simone o a Lorenzo o a Massimo la volontà di intervenire, se vogliono. Se posso Alessandro. Vai Simone, vai. Simone. Io volevo fare una domanda relativamente al tema di Bitcoin, comunque delle criptovalute, in relazione a quello che è il contesto, diciamo, attuale, in cui c'è un forte squilibrio dei mercati finanziari dovuto in gran parte all'eccesso del debito sovrano, insomma, mondiale, che ha, diciamo così, raggiunto cifre esorbitanti. E poi c'è tutto il tema anche dei derivati, che comunque anche quella è una tematica molto complessa, e come questo tema delle criptovalute potrebbe, se nella tua concezione può essere una soluzione per riequilibrare un po' un sistema che in questo momento c'ha delle falle abbastanza pesanti. Bravissimo Simone, il tema è proprio questo. Quello che noi oggi stiamo portando avanti è la nascita di quella che è l'economia decentralizzata, cioè ridare il valore al mondo della produzione. Non intendiamo la produzione industriale, produzione è qualsiasi attività dell'essere umano, anche la produzione intellettuale è una produzione. Noi negli ultimi 40 anni abbiamo visto che se questo era il valore di un bene, di un prodotto, di un servizio, il suo prezzo di mercato era più o meno grande e quindi più o meno speculato in relazione alla catena di intermediazione, non ultima l'intermediazione del denaro, che giocava il ruolo più importante, ovvero quelli degli istituti finanziari. In questa logica l'economia decentralizzata schiaccia, cioè si comporta da disintermediatore, perché l'intermediatore diventa la piattaforma tecnologica che è di tutti, ecco la blockchain, dando valore alla tracciabilità del prodotto, della produzione, del servizio, riconducendo il prezzo del prodotto al valore del prodotto. Dice: ma allora le banche non servono? Certo che servono, ma le banche non sono più il dominus del mondo, sono il dominus di un prodotto, quale il denaro.
perché non possiamo pensare che questo mondo domani, grazie alla blockchain, non abbia più bisogno della liquidità fisica, delle currency, che siano poi digitali o fisiche, questo poco conta, ce ne sarà sempre bisogno, solo che oggi noi troviamo una sproporzione tra il valore della produzione e il prezzo di quel prodotto, perché c'è una catena di intermediazione troppo grande. Questo è il problema, cioè oggi l'Amazon della situazione si trova ad essere l'unico attore di questo gap tra il mercato di cui è il dominus e il produttore, che è schiacciato a zero come valore. Cioè, se tu vedi quanto costa la produzione di quel bene, è magari solo il 20%, perché Amazon, per dargli tutta la sua infrastruttura, ed è questo il monopolio da combattere, ha creato un unico intermediario di cui lui è l'unico hub, fatto da infinite persone, e questo è il modello gerarchico vincente per questa presente economia e perdente rispetto all'economia della società. La blockchain permette proprio di rispondere a questo, quindi permette di avere dei rapporti uno a uno: io ti do le chiavi di casa, tu mi paghi, e come ce lo scambiamo? Senza un intermediario, attraverso un intermediario tecnologico. Io ho bisogno di liquidità, tu mi presti la liquidità, come ce la scambiamo? Chi è la finanziaria? Non c'è finanziaria, c'è una piccola fee, una piccola tassa da pagare alla blockchain per far funzionare la macchina affinché si scambi questa finanza. Io ho bisogno di pomodori, tu vendi pomodori. Se c'è una rete blockchain che traccia la produttività, addirittura tu hai un prodotto veramente tracciato, se è biologico, se è di qualità, e non c'è il distributore, non c'è l'intermediatore come attore, ma c'è un rapporto uno a uno. Certo, non è che io ti posso, ma la blockchain non è che ti può mandare a casa il prodotto, ma ci sarà un servizio da pagare, che chi lo paga? A chi lo si paga? Beh, a chi fa i trasporti. Ecco il valore forte della blockchain, che non è neanche un'antitesi al sistema bancario, ma è un'alternativa, almeno per la mia visione, per lo sforzo che sto facendo nel lanciare l'economia decentralizzata, del ridurre al minimo il gap tra prezzo e valore della produzione, laddove ridurre, dove non ci sono costi accessori, è speculazione. Oggi quello che noi osserviamo è un monopolio del sistema finanziario a scapito di tutto il sistema produttivo. Il sistema produttivo che parte dalla produzione delle idee fino ad arrivare alla produzione di prodotti e servizi di prima necessità e di consumo. E per far muovere questa macchina c'è voluta la società della comunicazione, che ha indotto il desiderio di cosa era opportuno acquistare. La blockchain sta facendo nelle community esattamente il contrario, cioè sta ritornando a dare valore ai singoli in un'ottica di connessione, in un'ottica valoriale, in un'ottica di principi fondamentali dell'essere umano. Questo è il tema fondante. Questo è. Noi dobbiamo comprendere. Acceleriamo un attimo, perché se no non ce la facciamo a far parlare tutti. Lorenzo, vai. Sì, ciao Gerardo, con piacere ti ho. Piacere ciao mio. Gerardo, con piacere ti ho. Sento un ritorno. Sono io. Ok. Allora, concentro il mio intervento in un paio di minuti, insomma, sperando che sia rilevante. Dunque, riguardo il vostro dibattito precedente, io sono d'accordo sul fatto che la blockchain sia un'ossificazione, però diciamo, porta anche degli ulteriori problemi di privacy. È come se fosse, da un lato, la conseguenza di alcuni problemi di privacy e dall'altro lato fosse la causa di ulteriori problemi. Che cosa intendo? Successivamente, diciamo, all'implementazione della blockchain, per esempio,
e a come è diventata famosa, cioè rispetto all'utilizzo delle criptovalute, si sono poste fondamentalmente due sfide per gli stati che diciamo presentavano questo tipo di business sul loro territorio. Una sfida dal punto di vista appunto della collaborazione con gli enti privati e un'altra sfida dal punto di vista della narrativa. La narrativa in che senso? Cioè, dal momento che la blockchain è diventata famosa, tra virgolette, anche tramite le criptovalute, e dal momento che le criptovalute sono state utilizzate in vario modo, per esempio dalla criminalità organizzata oppure da alcune organizzazioni terroristiche per i propri finanziamenti, però soprattutto nell'ambito del riciclaggio internazionale, e poi nel caso approfondirò questo aspetto rispetto a che cosa intendo, sicuramente la blockchain è entrata nella narrativa comune come un qualcosa correlato a questo tipo di tematiche. Infatti, per esempio, nell'ultima direttiva antiriciclaggio dell'Unione Europea, l'Unione Europea ha legiferato proprio sui cosiddetti intermediari rispetto alla blockchain. Cioè, in realtà, io capisco quando tu, Gerardo, dici che non ci sono intermediari. Tuttavia, per esempio, rispetto alle criptovalute, coloro che producono, cioè i miners delle criptovalute, da un certo punto di vista, possono essere considerati degli intermediari, e ulteriormente a questo le aziende che producono i wallets nei quali le criptovalute sono contenute possono essere considerati degli intermediari. Tanto è vero che proprio questa direttiva antiriciclaggio legifera e regolamenta questo tipo di intermediazione. Per esempio, impone agli intermediari di applicare le cosiddette norme di customer due diligence, cioè di controllo rispetto ai propri clienti. Detta in breve, se io produco dei wallet virtuali, cioè delle applicazioni dove metto le mie criptovalute, l'Unione Europea mi dice che io devo conoscere le persone a cui vendo questi wallet, queste applicazioni, proprio perché devo evitare che ci siano dei flussi di plagio internazionali. Rispetto appunto al riciclaggio, che è uno dei problemi principali relativi alla blockchain e quindi anche alle criptovalute, il problema fondamentalmente è che, essendo la blockchain un tipo di tecnologia transnazionale, per come è stata applicata adesso, la criminalità ha sfruttato, il fatto che non esista un'applicazione uniforme sui vari territori dove viene applicata. Per cui, se io sono un'organizzazione criminale, come è già successo nel caso dei narcos colombiani, che cosa faccio? Investo i miei soldi nella droga, nelle criptovalute, li stratifico con una serie di transazioni appunto anonime tramite le criptovalute e poi li spedisco in Pakistan, in India, dove posso integrarli nel sistema economico e ritirarli, proprio perché non esiste una regolamentazione su questo tipo di tecnologia. Quindi, quando parlo di narrativa, narrativa comune, nell'ottica comune, mi riferisco proprio a tutte queste problematiche. Poi, quanto siano conosciute queste problematiche? Posso risponderti, Lorenzo? Sì. Allora, sì. Innanzitutto ti ringrazio per le domande, perché sono delle domande di estrema concretezza e sono domande a cui è giusto dare risposta. Personalmente sono d'accordo, ed è quello che accade sopra i 1000 euro ormai da 3 anni a questa parte, che se tu detieni un wallet io devo farti tecnicamente quello che si chiama un KYC, cioè devo sapere tu chi sei. Questo era una necessità, perché se nel momento in cui, come è accaduto, il Bitcoin piuttosto che l'Ethereum viene considerato al pari di una valuta estera, come io dichiaro i conti e posso accedere e avere informazioni su quel conto, deve poter accadere anche se ho delle criptomonete. Quindi su questo punto siamo perfettamente allineati. Io stesso ritengo che una cosa sia la riservatezza, cioè il fatto che io e Giuseppe possiamo scambiarci qualcosa, ma che in qualsiasi momento ci deve essere la possibilità di sapere chi ha scambiato quel qualcosa, altrimenti siamo in un paese o in un contesto, qualunque esso sia, anche se internazionale, di tipo illegittimo. Quindi qualsiasi istituto oggi, sotto qualsiasi giurisdizione,
Quindi non è più una questione di uno Stato piuttosto che un altro, che tratti crypto coin, digital coin, eccetera, riversa la responsabilità sullo Stato in cui è residente quel soggetto. Pertanto, noi siamo residenti in Italia, da quest'anno nella dichiarazione dei redditi, ovvero nel modello RV, noi dobbiamo dichiarare se siamo detentori di crypto coin, e le quali vengono trattate alla stregua di valuta estera. Quindi se io ne avevo zero prima e ne ho oggi un milione, ecco come si evita il riciclaggio, io devo spiegare come sono potuto entrare in possesso di un milione equivalente di Bitcoin, di Ethereum, non solo, ma ho creato una plusvalenza anche nel momento in cui dico che li ho comprati a un euro e adesso vale 10.000 dollari, c'ho una plusvalenza su cui da zainetto fiscale devo diciamo pagare il 26%, così come diciamo il reddito da attività diciamo finanziaria, immobiliare, eccetera. Primo punto. Sul secondo punto mi trovi più perplesso, perché quella che oggi chiamiamo finanza decentralizzata, caro Lorenzo, è una barchetta rispetto al transatlantico e i transatlantici della finanza internazionale. Pertanto non c'era bisogno di Bitcoin e delle criptomonete o dei digital asset per l'attività criminale o terroristica, perché sono ben organizzati già da prima, utilizzando canali anche che richiedono una tecnologia inferiore e quindi che richiedono un reclutamento di personale, i cosiddetti militanti della criminalità, di più basso profilo. Probabilmente è vero che una parte di ci possa essere stata ci possono essere state delle attività illecite, come accadono in ogni contesto, ma non crediamo alla bufala a cui ci vogliono far credere per discreditare una tecnologia che è in mano alle persone, dicendo che è l'oggetto della criminalità. Perché se io sono un narcotrafficante, io per spostare milioni e milioni di dollari in criptomonete divento di una visibilità incredibile. Perché? Perché il mondo delle criptomonete è piccolo piccolo rispetto al gigante della finanza. Mi è molto più facile investire in immobili, dove investo milioni e milioni per fare un edificio, per fare un parco residenziale, piuttosto che comprarmi un Bitcoin che vale 10.000 euro. Quello che ha favorito invece la moneta digitale è la trasferibilità, l'accelerazione dei processi, che è tutt'altro, che non ha niente a che vedere. Se tu immetti in questo momento 10 milioni di euro in una criptomoneta, tu crei una variazione di prezzo che è evidente a tutta la community. Se tu metti 10 milioni di euro nel mercato del Forex, e qui c'è il professor Ceccobelli che certe cose le insegna, 10 milioni o 100 milioni sono niente rispetto a 5.000 miliardi, che è quello che il cambio valuta, anzi adesso sono 7.500 miliardi al giorno. Quindi chiaro, questa è una favola che ci hanno voluto raccontare proprio le istituzioni, a partire dagli Stati Uniti, quando hanno detto, hanno vietato a Facebook di fare Libra sul territorio americano, dicendo per motivi di sicurezza nazionale, perché così si può animare il terrorismo, si può animare la criminalità. È una grande bugia. C'era il timore che Facebook, con i suoi 3 miliardi di clienti, creando una criptovaluta, diventasse un monopolista non più dell'informazione ma dell'economia, perché si sarebbe trovata da 3 miliardi di utenti a 3 miliardi di clienti, e questo gli Stati Uniti non lo potevano permettere, ecco perché gliel'hanno negato. Però l'hanno negato dicendo: noi su questo non ne abbiamo il controllo, dobbiamo tutelare il consumatore.
ma la verità è che il consumatore era già tutelato in quel momento dalla blockchain. Chiaro. Non c'era bisogno di tutelarlo ulteriormente, perché lì dentro ci andranno pure a finire, io non lo posso mettere in dubbio, dei danari dalla criminalità e dal terrorismo, ma seguono altre strade da tempo molto più agevoli rispetto alla blockchain. Posso farti un'ultima domanda velocissima? Prego. Hai parlato di, diciamo, di chiavi ricriptate. Dunque, da un certo punto di vista, ho una domanda proprio rispetto alla conversione di queste chiavi, cioè alla riconversione, anzi, da chiavi algoritmica, da chiavi private verso chiavi pubbliche, perché bravissimo, la nascita del quantum computing si prospettava, che poi tu mi dirai, il quantum computing non sarà, diciamo, available, disponibile a tutti, però con la nascita del quantum computing si prospettava questa prospettiva qui. Quindi, relativamente proprio a questa, diciamo, alla tecnologia decentralizzata, in qualche modo isolata dal resto, proprio come sì. Cioè, tu che cosa ne pensi? Pensi che sia uno scenario? Allora, Lorenzo, innanzitutto ti ringrazio veramente anche per questa bellissima domanda, perché è un tema molto challenging. Ad oggi, l'unico modo che hai per decrittare, per decifrare una chiave pubblica è quello di essere il possessore di quella chiave privata che l'ha generata. Quindi oggi la cifratura che c'è dietro il singolo blocco, e a maggior ragione dietro più blocchi, che dà ulteriore sicurezza, quindi, è proprio allo stato dell'arte. Noi nel contesto scientifico ci siamo posti il problema di quanto questo paradigma fosse resistente ai cosiddetti attacchi quantistici. Nasce un termine che si chiama criptoagilità, cioè un qualsiasi strumento di cifratura, per essere resistente agli attacchi quantistici, non deve essere più lungo, come qualcuno può pensare, ma deve essere criptoagile, cioè deve essere un sistema che si modifica nel tempo. Infatti, Atmosphere Arc, mentre come ecosistema, di cui mi pregio di coordinarlo e di esserne il fondatore, mentre sta avviando l'economia decentralizzata per renderla accessibile a quanti più soggetti, sta lavorando dal punto della ricerca su questa nuova sfida, che è la criptoagilità, cioè la resistenza quantistica. Questa rete blockchain si chiamerà Murequa. Murequa è l'acronimo di Multiscale Quantum Relativistic Chain. Quindi una rete che è multiscala, è relativistica, proprio perché non è centralizzata, ed è quantistica, cioè è resistente a quelli che saranno i computer che avremo tra 10-15 anni, che saranno quantistici. Prima a disposizione di pochi, poi di molti. Noi faremo in modo che quei pochi che lo potranno avere all'inizio non avranno un potere di più rispetto agli altri. Perché? Perché avremo una chain quantistica, e quindi che non sarà ancora una volta attaccabile, però è ricerca. Grazie. Quindi piano piano, grazie a te. Vi prego di accelerare gli interventi, perché mancano solo 12 minuti. Vai Massimo e poi Giuseppe. Sì, allora io chiaramente non entro nel merito della discussione tecnica sul blockchain, perché non sono un tecnologo, sono un economista. E volevo dire che volevo riprendere il concetto di Gerardo, che io poi ho anche in sostanza anticipato in alcuni miei interventi precedenti dove Gerardo non c'era, cioè il concetto del prezzo e del valore. Dal punto di vista economico, noi abbiamo oggi una rivoluzione della comunicazione, come abbiamo detto, ma anche una rivoluzione economica. Non sono d'accordo che sia solo una rivoluzione della comunicazione. La tecnologia, la globalizzazione stanno cambiando l'economia, sfruttando proprio però negativamente il concetto di prezzo-valore, perché tecnologia e globalizzazione, se il concetto di prezzo-valore fosse utilizzato positivamente, e ci dice Gerardo la blockchain può aiutare in questo,
porterebbe a uno sviluppo dell'economia molto più sano e molto più equilibrato. Il fatto che invece lo squilibrio fra prezzo e valore viene, adesso spiegherò perché, viene utilizzato dai grandi player a loro vantaggio e per discriminare grandi masse della popolazione, generando delle distribuzioni di ricchezza assurde con l'1% che possiede il 50% della ricchezza mondiale, il 50% che vive sotto i $5 al giorno. Quindi, allora, che succede? Globalizzazione, per esempio. Lì il concetto prezzo-valore come viene utilizzato in modo negativo? Perché il valore è diverso se stai in un paese con welfare o se stai in un paese senza welfare. E non dovrebbe essere così, perché è una segmentazione del mercato che fa sì che allora i grandi player vanno a prendersi un prezzo molto più alto nei paesi con welfare e a dare in realtà un valore a chi compra molto più basso dei paesi dove la produzione è senza welfare. Quindi se non si arriva a un equilibrio, quindi senza questa segmentazione dei mercati, per cui il valore diventa un valore omogeneo a livello mondiale, cioè io esprimo un welfare identico se sto in Italia o se sto in Vietnam, e se poi non faccio delle cose, che adesso parliamo di tecnologia, che mi riportano il prezzo a quel valore, chiaramente crea una discriminazione. Il concetto di Amazon, no? Ne abbiamo discusso più volte, Alessandro, nelle discussioni. Qual è il discorso? Allora, la tecnologia, io sono d'accordo con il professor Bruno che oggi appunto la tecnologia viene utilizzata in maniera veramente contro l'uomo, ma la tecnologia in teoria sarebbe per l'uomo dal punto di vista economico, perché permette l'aumento della produttività del lavoro. Se io aumento la produttività del lavoro, io lavoro di meno e produco di più. Se poi il prodotto lo ridò a chi ha lavorato con un gap fra prezzo e valore, quindi con un margine di intermediazione non alla Amazon ma coerente per esempio alla atmosfera, io ho creato un valore per l'individuo, perché l'individuo ha più produttività grazie alla biotecnologia e quindi può avere più prodotto se non c'è, ripeto, una discriminazione sul prezzo. Che avviene invece? Che quando la produttività aumenta, il valore, il surplus produttivo viene acquisito da questi grandi intermediari che controllano il mercato, e questo incremento di produttività va a finire tutta a un uomo che è il più ricco uomo del mondo, Jeff Bezos nel caso di Amazon. Quindi sostanzialmente cosa sta facendo Jeff Bezos? Sta mettendo una tecnologia che aumenta la produttività del lavoro, ma si sta prendendo i frutti della produttività del lavoro, e quindi sostanzialmente sta creando un gap fortissimo fra il prezzo e la capacità d'acquisto degli individui. Quindi sostanzialmente il concetto è che bisogna lottare anche, la blockchain può essere sicuramente un modo per democratizzare il processo di comunicazione, ma qui il concetto fondamentale è che la politica deve entrare in campo per far sì che questi meccanismi siano debellati. La politica deve creare un sistema per creare un welfare mondiale, deve creare un sistema per cui Amazon non ha la possibilità di fare dei prezzi, prendersi il 30% del negoziato, che è una cosa assurda, e non ci sia la possibilità che un Jeff Bezos mi raddoppi il suo patrimonio da 100 miliardi a 200 miliardi in un anno lo scorso anno. Quindi il concetto della politica è fondamentale e centrale, secondo me lo dobbiamo recuperare. E la politica deve fare in modo che globalizzazione e tecnologia siano a servizio dell'uomo come potrebbero essere, e non contro l'uomo come invece sono attualmente. Questa cosa chiaramente può essere aiutata. Questa cosa chiaramente può essere aiutata da un processo di comunicazione che tramite la blockchain sia più democratico. Quindi dobbiamo vedere da un lato gli strumenti di comunicazione e di funzionamento del sistema, dall'altro le idee che li devono supportare, cioè non perdere di vista. Io sono d'accordissimo con Gerardo su tutto quello che ha detto,
però non perdere di vista sempre l'aspetto politico, cioè la volontà delle persone che si immette nel concetto di comunicazione. La comunicazione è uno strumento, la volontà delle persone è ciò che veramente conta e deve essere indirizzata negli strumenti di comunicazione per generare un sistema economico che sfrutti tecnologia e globalizzazione a servizio dell'uomo e non contro l'uomo. Grazie. Condivido in pieno questa considerazione. Bene, darei la parola a Giuseppe rapidamente, poi a Gerardo per chiudere, perché sono le 20:25 e abbiamo veramente pochi minuti. Grazie. Vai, Alessandro, ciao Gerardo, un saluto al professore Bruno, al professore Ceccobelli, a tutti quanti. In premessa volevo praticamente sottolineare due aspetti diciamo molto, molto semplici. Sono d'accordissimo con la questione che la rete ormai ci ha resi schiavi e comunque qualsiasi cosa che noi ormai mettiamo in rete resterà diciamo in eterno. Probabilmente ai miei tempi si camminava con i gettoni in tasca e non c'era altro, insomma, per cui molto probabilmente questo tipo di schiavitù non ce l'avevamo. Ma adesso praticamente bisogna anche adeguarsi a quelle che sono le realtà immanenti alle quali non ci si può sottrarre. Per cui questa idea, questa grande diciamo intuizione di Gerardo, io la vedo in maniera estremamente positiva, perché come era emerso diciamo anche l'altra volta, la blockchain in questo senso può essere proprio l'elemento diciamo portante di questa nuova geometria circolare dei valori per una nuova democrazia. Perché vedete, io dico questo, noi rischiamo praticamente questa grande globalizzazione economica, cioè la Cina rischia di inglobare tutta l'economia mondiale. Questo problema è fondamentale. Se noi non torniamo un'altra volta a un'economia decentrata che non sia quella diciamo dei grandi capitali, ma che sia una economia praticamente dei piccoli, cioè questo scambio di token. Bravo. Di cui tu hai parlato, Gerardo, è proprio questo, cioè uno scambio del tempo, uno scambio della capacità di soggetti deboli di potersi interfacciare nei loro bisogni. Dal mio punto di vista, io devo comprare come dicevi prima dei pomodori biologici, ho bisogno di una babysitter per i miei bambini, quindi ho bisogno di avere del tempo a disposizione da parte di qualcuno che me lo dà. Non devo pagare magari con la moneta corrente, ma posso pagare con il mio tempo, quindi una specie di banca del tempo. Posso fare un contratto di affitto senza bisogno che praticamente questo venga registrato, venga usato diciamo o abusato in qualche modo. Per cui questa transazione del blockchain in fondo può essere intesa veramente come una specie di cassetta di sicurezza nella quale, avendo due chiavi riservate, io e il mio contraente e il mio corrispettivo, quindi si determini lo stesso un contratto che in termini giuridici è sempre detto di natura sinallagmatica, cioè a prestazioni corrispettive, ma che nello stesso tempo sia sancito proprio dalla presenza diciamo telematica in rete di queste due chiavi riservate che rimangono praticamente tangibili nel tempo. Questo è il discorso. La cosa fondamentale è proprio questo, cioè io capisco e credo che sia questo lo spirito di Atmosphere Arc, e nello stesso tempo questa paura e questa ricerca di Gerardo, secondo me, nell'evitare proprio questo accentramento dei big player, cioè di fatto praticamente noi non possiamo permettere che questa azione democratica che passi dal basso possa essere inglobata dall'alto. Per cui in fondo forse la blockchain rappresenta proprio questo, questa transazione tra due chiavi riservate, in fondo in questa chiave di permissionless di cui tu prima ci parlavi, Gerardo, secondo me potrebbe essere intesa in questo senso, anzi forse come una garanzia verso questa globalizzazione. Bravo. Bravo, bravo. Grazie. Innanzitutto grazie. Vai, Gerardo, grazie anche di questo contributo. Sì, sarò molto breve. Mi è piaciuto molto il contributo di tutti. Il tema quindi che viene fuori è che non è
blockchain sì o blockchain no, ma è il come. Io ricordo sempre che non esiste una tecnologia positiva o una tecnologia negativa, ma il tema dominante è sempre come quella tecnologia viene utilizzata dalla società affinché possa creare un qualcosa di buono o di negativo. Ricordo Fermi ed Einstein che negli anni 40, nel contesto della fisica nucleare, si spostarono dalla Germania agli Stati Uniti perché pensavano che la Germania fosse un paese pericoloso per la fisica nucleare, perché capivano la portata di quella tecnologia. Andarono negli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti la usarono contro Hiroshima. Perché? Perché quello evidentemente non era il momento, non era l'epoca, evidentemente, per rendere accessibile a quella tecnologia. Oggi non è il tema blockchain sì, blockchain no. C'è un governo a cui faceva riferimento Giuseppe, ovvero la Cina, che ha fatto la prima criptovaluta digitale. Da un mese esiste l'Yuan. Quindi è inevitabile che questo porterà ad una accelerazione pervasiva dell'economia cinese nel mondo. Piuttosto che ragionare sul se sì o se no, perché stiamo dicendo che un quarto della popolazione mondiale già la usa, di fatto, ed è tutta quanta lì, il ruolo della politica oggi e della società deve essere quello di indicare come, piuttosto che se, utilizzarlo oppure no. Perché io da italiano che posso pagare in euro, se quando vado a comprare un oggetto tecnologico in Cina mi fanno il 15% di sconto, se io lo pagherò in yuan non ho scelta, io lo pagherò in yuan perché a me quel 15% di potere di acquisto mi serve. E allora ecco l'importanza delle altre banche centrali, degli istituti bancari e dell'economia decentralizzata dall'altra parte, che crea un'economia reale basata sul prodotto. Questo è Atmosphere Arc, per contrastare un monopolio di fatto che potrebbe avere un'economia egemone come quella dell'arco Russia-Asia. Dico Russia perché la Russia è il secondo detentore di risorse naturali e di criptovalute. Ma non solo vi dico questo, vi dico che l'Occidente non potrebbe non essere il terzo attore, ma addirittura l'ultimo, perché se l'Africa dovesse decidere di coniare delle cryptocurrency basate sulle loro economie, sulle loro risorse naturali, oggi diciamo la moneta del Ghana non ha alcun valore perché la credibilità dello Stato è bassa, ma se domani il Ghana facesse una valuta, diciamo, digitale basata sull'oro, basata sulle sue risorse naturali, la persona, il cittadino di un qualsiasi posto del mondo crederebbe più a quella di valuta digitale che non ad una emessa da una banca centrale. Quindi questo potrebbe portare ad un'accelerazione incredibile del mercato africano nel mondo. Non possiamo rimanere a guardare. C'è bisogno che a fianco alla finanza scenda la produzione, l'economia reale fatta anche dal singolo, perché il valore e la ricchezza dell'uomo è unica, è il suo tempo. E il tempo nella blockchain, in un ecosistema come Atmosphere Arc, riacquisisce il suo valore naturale. Grazie. Bene, è stata una bellissima discussione. Il tema è molto affascinante e, come ci aspettavamo, saremmo qui a discutere ancora per altre 7-8 puntate, non finisce mai. Esistono alcuni elementi che sono fondamentali e che posso raccogliere. Il primo è questo, che naturalmente ormai siamo in un mondo totalmente nuovo, in cui tutti i paradigmi e i criteri che avevamo fino a qualche tempo fa vanno
in qualche modo rivisitati. Sulla Cina avrei qualche dubbio, anzi possiamo fare qualche addirittura una puntata apposita sul ruolo della Cina nella geopolitica internazionale, perché effettivamente secondo me è eccessivamente sopravvalutata. La Cina è una realtà che ha una fortissima crisi di consumi e non riesce ad avere aziende produttive in grado di gestire i consumi di 3-4 miliardi di persone. Non ci riescono perché non hanno capacità produttiva, e questo è un problema enorme che rischia di schiacciare la Cina. In qualche modo anche la valuta elettronica è un tentativo per soddisfare l'eccessiva esigenza di consumo utilizzando altre economie produttive, ma tutto un altro tipo di ragionamento su cui possiamo fare una apposita puntata, perché sulla Cina è affascinante. La Cina oggi l'analisi corretta sulla Cina ci fa capire cosa sono le piattaforme continentali di nazionalità e quali sono i nuovi criteri di potere nel mondo. Ma insomma, ci sarebbe un discorso interessante da fare, la prossima volta lo possiamo fare. Ma una cosa è certa, voglio dire, sulla base di quello che diceva Lorenzo, non possiamo non fare le macchine per il semplice fatto che c'è qualcuno che le utilizza per rapinare le banche. Che ragionamento è? È chiaro che se il mondo cambia, la tecnologia, noi ne dobbiamo far parte. Tuttavia, io non sottovaluterei l'elemento del professor Francesco Bruno. Diceva Muschi, questo grande storico, esistono degli elementi fondamentali, ovvero elementi permanenti, che esistono in tutte le grandi transizioni. E gli elementi permanenti in tutte le grandi transizioni, quando si parla di politica, è il controllo, il potere che qualcuno vuole esercitare su quell'altro. È un elemento permanente nella storia dell'umanità, che non può essere ridotto, diciamo, o trascurato o in qualche modo sottoposto ad una comunicazione eccessivamente enfatica sui temi della grande modernizzazione. Il professor Bruno ha fatto bene, fa bene a richiamarci a questi elementi fondamentali, a questi elementi permanenti, perché noi non dobbiamo mai abbassare il controllo rispetto a questo. Io concluderei in qualche modo con la frase di Gerardo al finale. Vedete, c'è un prete spretato che ha scritto un libro secondo me bellissimo che si chiama La società conviviale. Questo prete spretato del 68 si chiama Ivan Illich, che ci ha dato la formula per reggere tutte le innovazioni tecnologiche. Dice così: noi non dobbiamo mai permettere che nella società lo strumento superi l'umano, perché nel momento in cui lo strumento supera l'umano, la società non è più conviviale. Concluderei così. Ci sentiamo la prossima volta. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao a tutti.